E adesso musica. Vorrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire. Così canta Ron nel suo ultimo successo, La canzone dell'acqua, in questi giorni nelle radio. Il cantante in questi giorni era a Padova per un concerto, per firmare autografi e per parlare anche di impegno sociale, un aspetto della sua carriera seguita con particolare coerenza. Grandi strade piene. Schivo, geniale, ispirato e ora possiamo dirlo anche sensibile alle tematiche del millennio, come quella dell'oro blu, dell'acqua. Detto questo di Ron, si può solo parlare di musica e della cronologia della sua trentennale carriera. Tra un autografo e una cordiale chiacchierata, Rosalino Cellamare, in arte Ron, era a Padova nei giorni scorsi per raccontare la sua esperienza artistica, toccando anche temi personali, come per esempio il suo rapporto con la fede. E come lavarmi la faccia la mattina, non ne posso fare meno. Cioè, è quel qualcosa che, di cui hai bisogno per camminare, per capire che quello che hai dentro ha un senso. Per cui la preghiera per me è importantissima. A volte riesco a farla bene, a volte riesco a farla di fretta, ma l'importante è crederci. Ecco, io credo che poi la fede vada anche domandata, chiesta. Io l'ho chiesta tantissimo, continuo a chiederla. Dopo l'incontro, la sera, uno spettacolo inedito e vitale, in cui l'artista ha riproposto le sue canzoni e la sua visione della vita e della musica in una chiave del tutto nuova. Una prestigiosa orchestra d'archi, l'insospettabile Orchestra Toscana Jazz, lo ha accompagnato in un emozionante viaggio, percorrendo a ritroso la sua carriera attraverso le canzoni che hanno fatto parte della sua e della nostra storia. Sapessi la soddisfazione ogni sera che ho sul palco, cioè il fatto di portare tutti questi anni di musica, le mie canzoni, in questo modo rileggerle, sorprendendomi ancora, insomma, di alcuni passaggi di queste canzoni, proprio perché l'orchestra ha dato questa faccia nuova, riconoscibilissima poi per quanto riguarda poi la canzone. È un piacere questo spettacolo farlo e raccontarmi, insomma, è una cosa che mi è sempre piaciuto pensare, ma finalmente ci sono riuscito, insomma. L'idea è venuta dall'orchestra stessa, che è un'orchestra di giovani musicisti, volevano fare un esperimento con alcune canzoni mie, arrangiandole in modo classico, così è stato fatto e io appena ho sentito il risultato ho capito che c'era qualcosa di importante, qualcosa che doveva essere comunque documentato e da non perdere. In tournée per tutto dicembre Ron presenta il suo nuovo CD, il primo CD DVD della sua vita, con un inedito, La canzone dell'acqua. L'acqua è arrivata con questa canzone, poi perché si chiama Canzone dell'acqua, devo dire che l'acqua è sempre stato un elemento della natura molto particolare per me, non so per quale motivo, però sicuramente è legata alla campagna, è legata ai miei ricordi di bambino, tante cose, insomma. Per cui CIPSI, che è questa associazione che si occupa dell'ambiente e dell'acqua, del problema dell'acqua, mi sta seguendo, io sto seguendo loro perché stanno facendo cose davvero importanti, cose tangibili, stanno dando corsi in paesi dove l'acqua non c'è, per esempio. E, insomma, quando trovi un'associazione che ti dà immediatamente delle risposte è una cosa importante, per cui sto sostenendoli. Dopo il tema sociale con L'Uomo delle Stelle, a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Il Gigante e la Bambina, sulla violenza sui minori, ecco che Ron propone Canzone dell'Acqua, su un'emergenza che ormai non tocca solo i paesi del terzo mondo. La musica è anche attraverso una canzone, come attraverso una canzone ci si può commuovere oppure pensare. Attraverso una canzone però è facile anche essere depistati, insomma, dipende. Però credo che quando le canzoni sono fatte col cuore e sostieni una causa col cuore, credo che le cose vadano insieme e si aiutino a vicenda. Ci sono ancora tante cose
che dovremmo cambiare non solo in Italia, nel mondo, insomma. Credo molto alla forza individuale di ognuno di noi, insomma, poi alla fine siamo sempre noi che ce la dobbiamo cavare. Per cui bisogna ecco, imparare sì, a rimboccarsi, ma essere attenti soprattutto, essere attenti al bisogno degli altri, perché i nostri bisogni sì, sono importanti, ma poi scopriamo che quelli degli altri ce ne sono sempre di più gravi, ed è giusto essere attenti, ecco, a questa cosa, e cercare di valutarla. Sì. Oh, acqua che ci bagna i piedi sulle spiagge, dorme.